Quando io sento dei personaggi come poi, se volete, la tagliate, come Flavio Briatore, il cui unico crisma io credo sia ormai l'arroganza e la tracotanza, che continuano a essere intervistati dalle televisioni perché ci dicano che cosa ne pensano del Covid e della pandemia, dopo aver dichiarato che il Covid era una malattia da poveracci, ecco, io penso che abbiamo veramente smarrito il senso della misura e della nostra dignità personale. Uomini così dovrebbero essere, diciamo così, non dico banditi, ma emarginati dalla scena pubblica. Allora, M, il figlio del secolo, terminava con il celebre discorso di Benito Mussolini il 3 gennaio del 1925, discorso con il quale il duce del fascismo si assume la responsabilità storica e morale di tutto ciò che ha fatto il fascismo e quindi anche del brutale omicidio di Giacomo Matteotti. E di fronte a un Parlamento inerme e silente, di fatto, con quel discorso, instaura la dittatura. Il secondo volume, M, l'uomo della provvidenza, che esce in questi giorni, comincia a distanza di pochi giorni da quella scena in cui Mussolini trionfa su tutti i suoi avversari. E però, in maniera sorprendente, credo, innanzitutto per me, ci mostra un Mussolini sul punto di morte. Un Mussolini che vomita sangue, morso dall'interno da una gravissima crisi di ulcera duodenale, da solo nella sua stanza puzzolente, che rischia la vita. Mussolini è stato il primo politico che ha messo il corpo al centro della scena politica ed è per questo motivo che io ho deciso di cominciare il racconto di questo secondo volume, che racconta gli anni del trionfo, gli anni del regime, dell'apogeo dell'epoca fascista, attraverso il racconto del corpo del duce, che è un corpo in realtà malato, corroso da una linea di tetano dall'interno, sebbene la propaganda, quella dell'Istituto Luce, ce lo mostri come un corpo radioso. Il maleficio che il fascismo porta nel paese si inscrive nel profondo della carne del corpo del duce, fin dall'origine. Io ho deciso di intitolare questo secondo volume L'uomo della provvidenza con una scelta quasi obbligata, perché, come molti di voi sapranno, è la definizione che di Mussolini nel 1929, dopo il concordato, dà addirittura il Papa. E non è una definizione però, come dire, legata ad una congiuntura, si era fatto l'accordo tra Stato e Chiesa, è il modo in cui già in questi anni moltissimi italiani, la maggioranza purtroppo degli italiani, guarda a Mussolini. Guardano a lui come si guarda all'uomo della provvidenza. Sperano in lui, molti, troppi italiani, come si spera nell'uomo che, mandato in qualche modo da una specie di dimensione sovrumana, con un gesto brutale, anche violento, ma decisivo, risolve tutti i problemi di quella complessità che la vita democratica quotidianamente, affannosamente, fatica a risolvere. E in quanto incarna l'attesa quasi messianica dell'uomo della provvidenza, stabilisce una specie anche qui di forma originaria. Noi italiani purtroppo anche nel secolo a venire, anche di recente, non abbiamo smesso di sperare in quest'uomo della provvidenza. Questo ritmo impiegatizio della dittatura. È vero, noi nel primo volume in moltissimi lettori hanno visto la fase, diciamo, dirompente, esplosiva, violenta della conquista del potere da parte del fascismo, anche la fase in qualche modo travolgente. E questo secondo volume invece racconta, se il primo raccontava la rivoluzione, mettiamola così, semplifichiamo, questo racconta la politica, cioè racconta che cosa ne è di quei giovani, perché molti di questi fascisti erano giovanissimi, violenti e travolgenti, che polemizzano e propagandano contro le vecchie mummie di Montecitorio, contro i palazzi del potere, quando loro entrano nei palazzi del potere e cominciano a invecchiare e ingrassare all'ombra dei ministeri. Qui c'è un monito, perché noi ci attendiamo sempre la fine o la decadenza della democrazia, il suo peggioramento, da eventi clamorosi, no? Da anche spettacolari. E invece c'è un momento in cui ci voltiamo alle nostre spalle, guardiamo indietro e ci accorgiamo che la democrazia è già stata ferita e quasi non ce ne siamo accorti. Pensiamo a questi giorni, al fatto che il presidente degli Stati Uniti, la più grande democrazia d'Occidente, stia predisponendo tutto per rifiutare il risultato elettorale se dovesse essergli sfavorevole. La democrazia muore o si ammala attraverso piccoli smottamenti silenziosi, rinunce, cedimenti di terreno da parte del corpo civile democratico quasi inavvertiti.
questo secondo volume, M. l'uomo della provvidenza, racconto qualcosa che credo di poter dire sia pressoché sconosciuto alla grande maggioranza degli italiani e anche poco studiato dagli storici, vale a dire il genocidio di cui noi ci macchiammo, con gravissimo crimine di guerra, in Libia nel 1930. Quando, per sconfiggere la resistenza indomita dei guerrieri senussiti, il maresciallo, quello che poi sarebbe diventato il maresciallo Graziani, agli ordini di Pietro Badoglio, che era governatore di Libia, Tripolitania e Cirenaica, e con l'avallo di Mussolini, decidono coscientemente di sradicare un intero popolo, 100.000 civili, donne, vecchi e bambini, dagli altipiani del Gebel e deportarli in massa verso la costa, dove hanno costruito un sistema di ben 18 campi di concentramento. Quanto giunge fino a noi? Posso dire una cosa, che ci sono delle concomitanze da brivido. Per esempio, alcuni dei luoghi verso i quali marciano i soldati degli squadroni bianchi che la propaganda del regime dipinge come personaggi da romanzo, da libro d'avventure, sono esattamente gli stessi, per esempio l'oasi di Kufra, dove oggi hanno le loro basi i trafficanti di uomini, che compiono nuovi crimini sfruttando la disperazione dei migranti che vengono dall'Africa centrale. Mussolini non è solo il fondatore del fascismo, è l'inventore della tipologia di leader populista. Quel tipo di leader lì fa sfoggio di arroganza, di tracotanza verbale, fisica, gestuale, quasi come un crisma del suo potere. Ovviamente non sono solo gli uomini politici a essere tracotanti. Io sento dei personaggi come, poi se volete la tagliate, come Flavio Briatore, il cui unico crisma io credo sia ormai l'arroganza e la tracotanza, che continuano a essere intervistati dalle televisioni perché ci dicano che cosa ne pensano del Covid e della pandemia, dopo aver dichiarato che il Covid era una malattia da poveracci. Ecco, io penso che abbiamo veramente smarrito il senso della misura e della nostra dignità personale. Uomini così dovrebbero essere, diciamo così, non dico banditi, ma emarginati dalla scena pubblica. Pensate che Mussolini arriva a Roma nel 22 con la marcia su Roma, arriva prima in realtà perché diventa onorevole. Ebbene, lui lascia la propria famiglia a Milano fino al 1929, vive da scapolo, no? Sebbene continui a far figli, confinando i propri familiari in una città lontana all'epoca per 7-8 anni. Questo vi dà la misura di quanto lui avesse a cuore la sua famiglia. Quando lui doveva passare le domeniche in famiglia, per lui era una croce, una maledizione. Ebbene, quest'uomo si presenta di fronte al popolo come il buon padre di famiglia. Ogni volta c'è questa messa in scena che lui corre al capezzale della moglie quando gli partorisce un figlio, eccetera. Ecco, questa ipocrisia, questa doppiezza del femminaro, per dirla con un termine napoletano, o del puttaniere, perché anche di quello si tratta nel caso di Mussolini e di altri, irriducibile, che però poi vuole salvare il volto del buon padre di famiglia, è una doppiezza, è un'ipocrisia di cui, diciamoci la verità, noi italiani, e non solo, fatichiamo a liberarci. Ecco, quelle sono le pagine che a me hanno più turbato da scrittore, perché se tu sei onesto fino in fondo e guardi dentro i tuoi abissi interiori, quel tipo di maschio predatore, ipocrita e fondamentalmente misogino, se guardi a fondo dentro di te, lo senti che ti chiama. E non ha senso negarlo.